Problemi in via Pietra dell'Ova, dove a causa dei lavori di metanizzazione i tremori degli edifici al passaggio dei mezzi pesanti, che erano stati già denunciati da municipalità e residenti nel 2010, si sono ulteriormente aggravati. È un tremore forte? Sì, sì, è un rumore forte. Quando passano i camion grossi, la casa trema. Quindi voi avete paura che ci siano dei cedimenti? Sì, perché ho paura. C'è paura, mi siamo alla casa, già cominciamo a fare i lineamenti. Di dove loro, abita? Qua. Anche dove c'è il lineare della casa, guarda, ti faccio vedere, guarda. Le crepe che ci sono nell'abitazione. Sì, sì. Sopra, guarda là, tutte quelle linee medie al centrale, guarda. Vedi sopra il balcone al centro. Balcone, sì, al centro. E le crepe sono visibili anche nel cortile interno dell'edificio. E questo l'ho riparato tutto io, è tutto lineare. Sotto del balcone. Guarda sotto il balcone della signora, qua c'è un'altra signora, un'anziana. Dove vedi questo lineamento dove c'è la ringhiera? La ringhiera, sotto la ringhiera c'è una crepa. Dove c'è il cancello di ferro? Di sopra, dove ci sono i lineamenti di sopra. E queste non c'erano prima, queste crepe? No, non c'erano queste prima, no. Perché avevo 16 anni, sto qua e già l'ho visto me, perché sono un muratore. Quando sono spuntate la prima volta? Queste sono spuntate a bellezza 5-6 anni fa. Dopo questi lavori? Dopo questi lavori, sì. Tutto è partito dal momento in cui è stato posto nel sottosuolo il famoso canale di Grotta. Cosa che è stato fatto anche in via Leocadia. Purtroppo proprio da quel momento si sono avvertiti dei tremori negli edifici circostanti via Pietro dell'Ovo. Io ho fatto presente questo immediatamente alla pubblica incolumità, ai lavori pubblici, alle manutenzioni e così via, al sottosuolo, alle varie direzioni, affinché ponessero in sicurezza questo breve tratto. Diciamo. Non hanno ancora risposto? Semplicemente a me è arrivata una comunicazione a firma dell'ingegnere Ferragane per ciò che sarebbe dovuto essere fatto al momento in cui è stata fatta la mia segnalazione per ciò che riguarda i tremori. Ci vogliono naturalmente dei soldi che probabilmente il comune non ha a disposizione per poter consolidare questo. Io ho mandato proprio una lettera di diffida affinché il comune non abbia ripercussioni sia in sede civile. Speriamo no, e neanche in sede penale, perché si potrebbe verificare qualche crollo, speriamo mai. Naturalmente la ditta assieme agli abitanti abbiamo manifestato per chiudere immediatamente la strada, ma chiudere in maniera sicura.